Daniele Piccirillo, Ghost Hunter, stasera al castello di Ascoli Satriano, in cui si sono manifestati degli strani eventi. Che cosa sta per succedere qui e qual è la tua, missione? Ma adesso rimarremo soli nel castello e cercheremo di capire se le segnalazioni fatte da tutte le persone che hanno girato intorno a questo castello, ci hanno lavorato gli operai, c'è chi ha preparato delle manifestazioni del paese qui all'interno del castello, sono segnalazioni vere. Si tratta di segnalazioni di bambini. Hanno visto tutti questo bambino affacciarsi alla finestra, hanno sentito anche piangere e addirittura rumori di zoccoli di cavallo. Quali saranno gli strumenti che metterai in opera stasera? Allora, useremo un K2, quindi un rilevatore di campi elettromagnetici, registreremo degli EVP, quindi dell'Electric Voice Phenomena, quindi attraverso un sistema digitale cercheremo un contatto con l'entità e delle fotografie e appunto la telecamera. Sì. Quindi fotografie, anche tu mi raccomando, fai Sì, foto. magari avrei suonato il braccio. Senza flash, giusto? Anche col flash, ok? Dai. Io dove mi metto, Daniele? Intorno a K2 e tu fai le foto intorno al cerchio, ok? Cerchiamo un cerchio intorno a te, K2. A te, a Sì, K2. sì. C'è qualcuno in questa stanza? Vorremmo parlare col bambino che vedono tutti. Sei qui con noi? Se passi vicino alla strumentazione luminosa, la strumentazione si accende. Sì, lo dice due volte. Sì. Senti, se volete ascoltare anche voi. Che cos'è che hai sentito? Dice alla mia domanda, sei tu il bambino che c'è qui con noi, dice di sì, due volte. Vicino alla strumentazione. Sei qui con noi? Sentito? Sì. No, hai sentito di nuovo?
Daniele, adesso dove stiamo andando? Chi c'è in questa stanza? Sei Duca? Vuoi dirci qualcosa? Sei tu l'anima che vive in questo castello? Vuoi parlare con noi? Come facciamo a Sei parlare? tu l'anima che vive in questo castello? Vuoi dirci qualcosa? Non senti? È un sì o un sì vero Secondo me è questo? un sì. Dirci qualcosa? Per me dice sì. Questo è un EVP. Ma è come quell'altro, sembra quasi che... Sembra quello all'altro, infatti. L'altro No, diceva l'altro era sì. Come lo interpreti questo segnale? Io penso che sia, cioè, abbastanza Perché chiaro. però non si fa No, dire? non è complementare, eh. Cioè, o una cosa o l'altra, o tutte e due insieme. Quindi, però è interessante perché a una domanda risponde sì, e si sente come EVP fatti in passato. Io penso che si senta anche molto bene. Vuoi dirci qualcosa? Ci Dice sì, si sente bene. Sei qui? Magari vuole parlare con me. Qualcuno qui? Facciamogli delle domande. Se vuole parlare con Vuoi noi. parlare con noi? Sei tu che hai fatto questo rumore? Mentre stavamo andando di là, dietro di me, si è sentito proprio qualcuno che trascinava qualcosa. Oh. Ma si è sentito benissimo. Gli strumenti l'hanno rilevato? No, perché ci stavamo recando dall'altra parte, però io l'ho sentito chiaramente. Come se qualcuno avesse trascinato qualcosa. C'è Proviamo a qualcosa che si può tornare indietro. trascinare? Questo forse? Ma io non l'ho toccato e nessuno l'ha toccato. Ho sentito come se qualcuno facesse così. Ma no, vado sicuro il vento, Il no, da qua vento? che vento sta. No. No, era proprio cioè, qui dietro di me. Cosa Hai facciamo? visto? Torniamo indietro? Hai visto? Torniamo indietro? Ho sentito tutto. Ma dietro di voi chi c'è? Non lo so, la finestra. Oh, lo sento pure io prima però. Oh. Davide, cazzo, bosta a botte. Sei qui con noi?
Davide, questo si appiccica. Vuoi parlare con noi? Siamo all'interno delle stalle. Siamo all'interno della stalla dove oggi pomeriggio ci ha in qualche modo spiegato una signora diciamo del luogo che ha sentito degli zoccoli di cavalli all'interno di questa stalla, che era una stalla. E adesso proviamo a fare una sessione di EVP per capire se rileviamo qualcosa. C'è qualcuno qui? Ci stai seguendo? Dici il tuo nome. Stiamo disturbando? Il ghost hunter Daniele Piccirillo ha appena concluso il suo sopralluogo al castello di Ascoli Satriano. Che cosa ne pensi? Che cosa hai sentito? Allora, guarda, la sensazione è molto interessante. Effettivamente, anche adesso, poco prima dell'intervista, abbiamo avvertito questo sibilo che sembravano delle voci di bambino. L'ha avvertito la nostra amica, che ci ha accompagnato. Abbiamo fatto una sessione di EVP interessante, abbiamo ricevuto due risposte, veramente incredibili a due domande. Il luogo è particolare, sembra davvero che ci sia un continuo riscontro e più stai qui e più entri in sintonia col luogo.